È per me un dono particolare della provvidenza che prima di lasciare il ministero Petrino possa ancora vedere il mio clero, il clero di Roma. Sempre una grande gioia vedere come la Chiesa vive, come a Roma la Chiesa è vivente. Ci sono pastori che nello spirito del Pastore Supremo guidano il crescere del Signore. È un clero realmente cattolico, universale, e questo risponde all'essenza della Chiesa di Roma in sé, portare l'universalità, la cattolicità di tutte le genti, di tutte le razze, di tutte le culture. Nello stesso tempo sono molto grato al Cardinal Vicario che aiuta a risvegliare, a ritrovare le vocazioni nella Roma stessa, perché se Roma da una parte deve essere la città dell'universalità, deve essere anche una città con una propria forte, robusta fede dalla quale nascono anche vocazioni, e sono convinto che con l'aiuto del Signore possiamo trovare le vocazioni che Egli stesso ci dà, guidarle, aiutarle a maturare e così servire per il lavoro nella vigna del Signore. Oggi avete confessato davanti alla tomba di San Pietro il credo. Nell'anno della fede mi sembra un atto molto opportuno, necessario forse, che il clero di Roma si riunisca alla tomba dell'Apostolo al quale il Signore ha detto: a te confido la mia Chiesa, sopra di te costruisco la mia Chiesa. Davanti al Signore, insieme con Pietro, avete confessato: tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivo. Così cresce la Chiesa, insieme con Pietro, confessare Cristo e seguire Cristo. E facciamo questo sempre. Io sono molto grato per la vostra preghiera che ho sentito, ho detto mercoledì quasi fisicamente. Anche se mi ritiro adesso, in preghiera sono sempre vicino a tutti voi. E sono sicuro che anche voi sarete vicini a me, anche se per il mondo rimango nascosto.